Ragazzi, ci vuole più tempo ad allungare la canna che a prenderne, che a farne mangiare uno. Dai, su, vieni qua. Ok, mi ero anche dimenticato di aprire l'antiritorno. Ok, sei buono. Oh no! Quanti anni sono che uso questo guadino, questa testa di guadino? Non lo so, ho perso il conto. Stai lì, anche tu. State tutti lì, guadino, pesce. Tranquillo, hai fatto un po' di sfuriata, adesso sei stanco. Adesso sei stanco. Ok. Wow. Wow. Jighead da, cioè testina piombata di quelle che faccio io da un grammo, ha il filo che ti passa sotto, ragazzo. Bellissimo, grazie mille. Mi sa che tu sei l'ultimo della mattina, adesso vado a casa a pranzare. Ciao bello. Avete visto quanto tempo ci vuole per prendere un pesce quando sono stati individuati? Questo è un modo di pescare diverso da altri metodi. Io con questa piccola discussione che stiamo facendo volevo rispondere a un commento sarcastico, ironico, che mi è arrivato sul video La meraviglia d'acqua dolce, mi sembra che sia il titolo, no? Dove uno ha detto chissà quanti pesci si prenderebbero pescando a bigattino e pasturazione. Per carità, sicuramente i pesci si prendono anche col bigattino, qui non è che non si prendono col bigattino. Poi che sia molto più efficace di questa tecnica avrei da ridire, o meglio, sono
cose diverse. Probabilmente se avessi voglia di pescare statico, fermo in un posto, e come ho fatto per tantissimi anni, mi cercherei un posto adatto, sicuramente non dove ho preso l'ultimo pesce, che ne prendi uno e poi basta, non c'è verso di prendere il secondo. E soprattutto in un posto così, se gli butti una palla di pastura non prendi neanche quello. Se pasturi a bigattini, peggio che mai, perché comunque c'è corrente, gli volerebbe via, non li richiami i pesci. Comunque anche pescando a bigattino sono sicuro che un pesce lo prenderei. Il problema è poi tirarlo fuori, perché io adesso con questa tecnica, usando jighead e lombrico, posso permettermi di usare un ammo di grosse dimensioni e un nylon, in questo caso qua è uno 0,20. Se pescassi col bigattino avrei sicuramente la necessità di calare la misura dell'amo, e ok, tanto ami piccoli e robusti si trovano, ma dovrei anche forzatamente scendere col diametro del filo per offrire ai pesci una buona presentazione, e dopo riesco a tirarli fuori i pesci. Sicuramente ci sarebbe più da tribulare, col rischio comunque, questo ovviamente, non col rischio, con la quantità, la percentuale di pesci spaccati sicuramente superiori. Però sì, sicuramente si può anche pescare a bigattino, comunque ci sono zone dove si può pescare ed è adatta, e sicuramente si prendono molti più pesci che pescando in questa maniera, però ci sono tante altre situazioni dove io prendo con regolarità e lo vedete, e dove sono sicuro che il bigattino avrebbe molte meno chance di cattura, senza contare che io poi la mia scelta non è basata sulla quantità di cattura, non me ne frega niente, io pesco per divertirmi, non è che devo portare i pesci al mercato da vendere, no? Pesco per divertirmi, quindi preferisco prendere un pesce come dico io che 10 come non ho voglia di pescare, e infatti non ci pesco proprio. Non è che penso che sia la base, nessuno è costretto, cioè la pesca è una passione e nessuno deve essere costretto a praticare qualcosa che non gli va. Hai voglia di pescare a bigattino e pastura, ok, vai, va tutto bene. Io l'ho fatto, adesso non ho più voglia di perdere tempo a caricare e scaricare la macchina, caricare la borsa con le bolognesi e la rubasienne, il paniere, non c'ho più voglia. E soprattutto non ho più voglia di maneggiare i bigattini. Fidatevi che nella mia vita ne ho maneggiate tonnellate, e adesso basta, non li vendo neanche più in negozio, non ne voglio più sentir parlare perché mi fanno, scusate, ma troppo schifo. Quindi volete usarli, usateli voi, io un modo per prendere i pesci lo trovo lo stesso. Ciao ragazzi.